Prego. Mister, attendere è stata una tattica che... Non ho capito. Attendere alla fine è stata una tattica che ha pagato, avete aspettato che la squadra avversaria si sbilanciasse contro la Francia. Sì, avevamo preparato la partita... Non mi sentite così? Sì. Abbiamo preparato la partita in questo modo, cioè noi dovevamo fare una partita di contenimento, cercare di bloccare le iniziative degli avversari. Se guardo la distinta della Triestina, cosa posso fare? Ci sono quattro attaccanti in campo, l'obiettivo era proprio quello di rubare palla e ripartire. Sapevamo che avendo quattro giocatori offensivi prima o poi degli spazi ci venivano concessi. Mi sembra che anche il primo tempo abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio e quindi nel secondo tempo ne abbiamo avuta una clamorosa. Abbiamo rischiato in occasione del palo e in qualche mischia, però onestamente noi abbiamo fatto la partita che potevamo fare. Avevamo tantissime assenze, tanti giovani in campo che si sono fatti valere e sapevamo che dovevamo lottare su ogni pallone per dar fastidio alla Triestina. Noi e la Triestina siamo destinati a fare due campionati diversi, quindi sarebbe stato da presuntuosi venire qua per cercare di fare una partita diversa. Secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'avevamo preparata così, sapendo che prima o poi l'occasione ci sarebbe capitata, perché nelle partite precedenti avevamo studiato la Triestina e avevamo visto che comunque qualche situazione la concedeva. Siamo stati bravi, attenti, concentrati, abbiamo commesso pochissimi errori, diciamo che abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Posso fare una cosa, anticipare una cosa? Vorrei mandare un pensiero alle famiglie degli agenti che sono scomparsi, perché credo che sia la cosa più importante in questo momento, al di là della partita. Questo era un pensiero che l'avrei fatto comunque, a prescindere, indipendentemente dal fatto che la partita si è finita 1-0 per noi o poteva finire 4-0 per la Triestina. Credo che oggi quelle famiglie stiano decisamente molto peggio. Lei ha parlato di campionati diversi, al momento però la classifica dice che le due squadre sono pari. Classifica? Cosa qua? Conta la classifica adesso? Adesso conta poco la classifica, io credo che... Ma qual è l'obiettivo vostro? Ah no, noi ci dobbiamo salvare, se voi guardate la distinta, io inizialmente avevo 5 giovani, 2000, dei giocatori del 2000, dei giocatori del 99. Un portiere del 98 e i cambi sono stati altri giovani che sono entrati, ma questa è la nostra rosa, è la nostra filosofia. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare con i giovani, a volte in precedenza magari hanno commesso degli errori che ci sono costati dei punti, malgrado le prestazioni fossero state anche migliori di queste, però abbiamo raccolto poco. Però pian piano io vedo che questi ragazzi partita dopo partita migliorano, capiscono dove non bisogna sbagliare, perché poi alla fine i giovani, per migliorarli, bisogna farli giocare. La nostra filosofia è questa, quella della Triestina è una filosofia completamente diversa, come è giusto che sia, però noi, ripeto, il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci al più presto e cercare di valorizzare questi ragazzi che secondo me hanno tanto da dire al calcio in generale, non alla Ravenna. Secondo lei cos'ha la Triestina in questo momento? Cosa vi devo dire? Vista dal campo, insomma. Non lo so, non mi permetto, devo dire la verità, non mi permetto, non vorrei passare dall'altra parte, io non ci sono, io li vedo solo la domenica, lì bisogna vederli tutta la settimana, io i miei ragazzi li valuto tutta la settimana per decidere chi mandare in campo, come per cercare di fare qualcosa di buono. Credo che dall'altra parte ci sia un allenatore, una società. Soprattutto ci sono dei giocatori esperti che probabilmente devono rendersi conto che magari non si perde solo perché l'arbitro può avere una svista o cose del genere, ma che forse si può fare qualcosa in più. Ma questo, ripeto, senza attaccare nessuno, cioè, ripeto, non lo so e non mi permetto assolutamente, ecco. Credo che oggi i ritmi del Ravenna siano stati un po' più alti rispetto a quelli della Triestina, e quando si gioca con una squadra chiusa come siamo stati noi e non si alzano i ritmi, diventa più complicato trovare degli spazi, si va alla caccia di uno spunto, come è successo in occasione del palo di Mensah, credo, è stata una cosa che abbiamo, l'unica forse cosa che abbiamo concesso,
però un po' poco. Ripeto, non mi permetto, è solo un pensiero che mi sono fatto nella lettura della partita di oggi, quindi lungi da me da permettermi di dire a cosa c'è gente più